Buonasera, buonasera a tutti. Giovedì 22 marzo torna l'attualità su 50 News Versilia, il consueto appuntamento settimanale con Versilia in linea per affrontare i temi più attuali del territorio della Versilia. La tematica di questa sera è una tematica importante che da tanto tempo accende dibattiti, ma soprattutto si spera che i tanti progetti che riguardano il tema che adesso vi andrò a presentare possano trovare presto una concretizzazione. Il lago di Massaciuccoli, la sua valorizzazione, la lotta all'inquinamento, il progetto della grande derivazione, che cos'altro accadrà, poi la fitodepurazione, la candidatura all'UNESCO, il contratto di lago che è stato praticamente definito, le attività sportive e venatorie dentro il lago che nel comprensorio della Versilia interessa da vicino, il comune di Massarosa, che è il comune più importante per quanto riguarda il territorio bagnato dal lago, ma c'è Viareggio con la sua frazione di Torre del Lago e c'è anche un rinnovato impegno sulle questioni del lago da parte del comune di Vecchiano. Dunque andiamo così anche in provincia di Pisa. Di questo e di molto altro, sempre in relazione al lago di Puccini, parleremo con i nostri ospiti che vi vado subito a presentare. È il presidente della Commissione Ambiente, consigliere di maggioranza regione con il Partito Democratico, Stefano Baccelli. Buonasera. È il presidente del Canoa Kayak Versilia, che mette in atto un sacco di attività dedicate soprattutto ai più giovani all'interno della palude del lago di Massaciuccoli, Marino Farnocchia. Buonasera. È stato presidente del parco, molto attento alle tematiche del lago di Massaciuccoli, articolo 1 MDP, è il coordinatore versiliese ed è Fabrizio Manfredi. Buonasera. Tema del lago di Massaciuccoli molto caro al Movimento dei 5 Stelle, che non a caso è presente con due rappresentanti, portavoce in Consiglio Comunale a Viareggio, Anna Maria Pacilio. Buonasera. Ed Enrico Sant'Ambrogio, sempre del Movimento dei 5 Stelle, che da tempo sta lavorando con grande attenzione intorno ai temi del lago. Progetti, problematiche e obiettivi da raggiungere. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi, a tutti i miei ospiti. Saluto subito regia Marco Acconci, supporto tecnico affidato all'esperienza di Sandro Franchini. Entriamo subito nel vivo. Presidente Baccelli della Commissione Ambiente, come sta il lago di Massaciuccoli? Partiamo da qui. Ma il lago non sta tuttora bene, ma quel che si muove intorno al lago credo sia estremamente positivo, sia in termini di progetti in essere che di progetti proposti. Io ho vissuto l'esperienza del lago da presidente della provincia e fino a pochi anni fa, direi fino anche solo ad un paio d'anni fa, il lago veniva visto solo come problema. Problemi ancora da risolvere, mi riferisco a quelli del cuneo salino, della qualità dell'acqua, della quantità dell'acqua nel lago. Pensiamo al recente periodo siccitoso solo da poche settimane superato. Ma finalmente rispetto al lago c'è stato un salto di qualità, lo si immagina come risorsa per il ruolo che stiamo svolgendo come Regione Toscana, e poi magari cercherò di approfondire questo tema da un punto di vista della salvaguardia della risorsa idrica. Sono stati fatti secondo me degli importanti passi avanti, ma anche per i progetti che sono nati intorno a questo contratto di lago, un percorso partecipativo finanziato dall'Unione Europea, va detto, perché l'Unione Europea viene sempre vista come matrigna sul territorio, e guidato benissimo dal Comune di Massarosa e con una partecipazione straordinaria di enti, associazioni ambientaliste, associazioni culturali, associazioni sportive. E Marino Farnocchia ne è una di, ne è una di queste realtà. Un testimone assolutamente autorevole. Piuttosto che il progetto culturale, quello della certificazione UNESCO, perché questo è un lago che non è solo una risorsa ambientale, c'è dietro un progetto culturale nel nome di Giacomo Puccini, c'è la presenza del Gran Teatro di Torre del Lago, c'è quella pista ciclopedonale che ho avuto l'onore, diciamo, di inaugurare, che va terminata, che va condotta fino alla casa adottiva di Torre del Lago e congiunta a quel punto con un'altra infrastruttura fondamentale di natura simile, la ciclopista tirrenica, su cui come regione stiamo investendo milioni di euro.
Quindi davvero negli ultimi tempi il lago sta passando da un'idea di criticità, che ancora deve essere risolta, a un'idea di opportunità, soprattutto di opportunità e di nuova vitalità, di un nuovo equilibrio tra ambiente e presenza umana, quindi presenza turistica, presenza sportiva, presenza culturale. Su questo punto ci fermiamo un attimo e prima di coinvolgere gli altri ospiti sul tema, perché vedete poi nell'intervento di Baccelli abbiamo capito ancora meglio, se mai ce ne fosse necessità, di quanti progetti siano vivi intorno al lago. Un lago che per molto tempo era stato un po' dimenticato dalle istituzioni e che invece adesso torna al centro con tanti progetti dedicati proprio al Massaciuccoli. Tra i temi più importanti sembra esserci la questione del contratto di lago. Vediamo questo servizio e poi continuiamo a parlarne. Si avvia alla conclusione il progetto contratto di lago. In mattinata alla Brilla nel comune di Massarosa la riunione conclusiva che ha visto il coinvolgimento di numerosi enti. L'obiettivo è quello di valorizzare il lago di Massaciuccoli e di contrastare con efficacia l'inquinamento. Per il lago cambieranno molte cose, nel senso che ci sarà un'attenzione della comunità, una maggiore attenzione della comunità intorno al lago stesso. Poi naturalmente sappiamo che molto è in mano all'ex progetto del tubone, quindi vedremo come le risorse verranno impiegate, tenendo conto anche di cosa è stato detto nel contratto del lago. Intanto il presidente del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Gianni Maffei Cardellini, si dice soddisfatto per l'importante riconoscimento ottenuto dal lago. Ufficialmente il lago di Massaciuccoli e le sue zone umide sono entrate, sono state iscritte a Ramsar, secondo, quindi, che è una specie di UNESCO delle aree umide. Quindi il lago di Massaciuccoli è una delle 50 aree umide più prestigiose d'Italia e una delle 2000 più prestigiose del mondo. E dunque l'intervento del presidente Gianni Maffei Cardellini ci porterà tra poco a ragionare di questo progetto del tubone, perché ci sono in ballo circa 20 milioni di euro e giusto 20 milioni di euro più o meno, Baccelli, e quindi ci sarà da capire come verranno destinati e che cosa si farà. Ma prima di arrivare su questo, Manfredi, quanto è importante la definizione del contratto di lago per sviluppare una serie di tematiche che ruotano intorno al Massaciuccoli? Ma il contratto di lago è un'ulteriore opportunità per coinvolgere in modo organico le istituzioni, il mondo associativo, gli operatori e per ottenere dei finanziamenti di natura europea specifici, ecco, finalizzati a certe azioni, a certi progetti. Ma la partita che il lago sta giocando, intendiamoci, la sta giocando dal 2006, quella, le cose a cui faceva riferimento Baccelli, cioè è del 2006 l'accordo di programma tra la Regione Toscana e tutti gli enti e le istituzioni del territorio che definiva quello che c'era da cominciare a fare sia per quanto riguarda l'aggressione alle cause che avevano prodotto i processi di inquinamento del lago, sia per quanto riguardava le questioni legate agli effetti. In questi anni sono state fatte tutta una serie di cose da questo punto di vista del risanamento ambientale, le fognature, i depuratori, le porte vinciane rifatte a Viareggio, il risanamento della discarica delle carbonaie da parte del comune di Viareggio anni fa. Con il Ministero dell'Ambiente anche, certo, lì. Beneficiando di finanziamenti eccetera. Per cui una serie di cose fondamentali sono state fatte tendenti a rimuovere le cause della eutrofizzazione delle acque, no? Di questi nutrimenti in eccesso che nei decenni sono stati inseriti dentro le acque dagli scarichi civili e dagli scarichi agricoli, e lì semmai sulle cause degli scarichi agricoli c'è un problema di maggior ritardo.
e di maggiore arretratezza della battaglia da condurre, perché lì, magari ne parlo meglio dopo, ma insomma lì bisogna avviare un processo di riconversione produttiva forte del modo con il quale si produce e del cosa si produce, per non continuare nei decenni a rimettere. C'era questo dibattito, Manfredi, di far sì che venissero portate avanti quelle attività di coltivazione compatibili con il lago. Compatibili con il lago, che quindi possano essere dalla canapa, dico, a biomasse, a riso, eccetera, cioè cose che non comportino l'utilizzo continuativo di fertilizzanti e che hanno contribuito nei decenni a produrre l'inquinamento. L'altro elemento, l'altro fronte era quello di agire sugli effetti. Sugli effetti negli anni era stata definita la possibilità di poter intervenire tramite questa grande derivazione delle acque del Serchio per favorire la riossigenazione delle acque stesse nel tempo e anche garantire i livelli delle acque, perché il rischio del lago oltretutto è anche quello di impaludarsi, per cui fu messo e abbiamo appunto anche delle immagini che quando la regia vorrà le potremo vedere anche per quanto riguarda l'estate. Finisco dicendo che lì fu messo a punto a suo tempo, quindi da quel tavolo di sorveglianza, dando incarico del progetto esecutivo alla provincia di Pisa, un progetto per favorire questo tipo di operazione per il quale c'erano e ci sono questi finanziamenti. Ora poi il problema è di capire se questo progetto va avanti, non va avanti, viene riveduto, corretto, ma in base a certe considerazioni obiettive, serie, non a umori, a umori momentanei. Ci porto a ragionare. Se ci arriviamo sul tubone, ci arriviamo. Finisco dicendo che poi c'è tutto l'altro fronte, oltre al processo del risanamento, c'è tutto l'altro fronte che è quello della valorizzazione poi turistica. Sono maturi i tempi in contemporanea della definizione di un percorso per andare a definire un grande progetto di valorizzazione turistica del lago e del bacino del Massasciuccoli in termini ambientali, culturali, sportivi. Ecco, da qui ci fermiamo da Manfredi. Vado e poi vi porto sul tema del tubone, perché il tema è un po' il tema dei temi, nel senso che ci sono 20 milioni, capiamo che cosa ci facciamo con questi 20 milioni. Però per ritornare un attimo al contratto di lago e per dare giusto merito a chi ha lavorato tanto, Canoa Kayak Versilia, l'associazione che Marino Farnocchia rappresenta, ha creduto tanto in questo progetto di sinergie sul lago. E adesso siamo a buon punto? Sì, guarda, sono molto contento, perché noi, penso, Fabrizio, no? Sì, a Torre del Lago, come piccola associazione abbiamo organizzato un convegno al Gran Teatro della Lirica. Al Gran Teatro della Lirica per capire o per interessare, per vedere quali erano le associazioni che avevano attività o comunque avevano interessi sul lago di vario tipo, commerciale o sportivo. E da questo convegno, che fra l'altro non ci si aspettava, ma molto partecipato, perché oltre agli enti pubblici tutti presenti, al parco, al consorzio di bonifica, tanti cittadini. Ci furono 25 associazioni che si iscrissero a quel convegno, e, appunto, che noi non ci si aspettava, ma comunque è stato un segnale importante. E adesso a che punto siamo dopo quella giornata? E vabbè, noi chiaramente come piccola associazione non eravamo in grado di gestire questo progetto così questo grande, progetto così importante, per cui il contratto di lago mi sembra che sia le istituzioni che hanno preso in mano questa idea o questo, e abbiano portato avanti in maniera egregia questo per progetto. Per capire, Farnocchia, il contratto di lago ha visto anche una serie di proposte che adesso verranno elaborate, giusto? Già, le associazioni interessate hanno presentato documentazione, progetti, proposte per raggiungere poi tutta quella serie di obiettivi, dalla lotta all'inquinamento, alla valorizzazione del lago, alla presenza turistica, esatto. Ma infatti noi come sportivi, del resto sul lago di Massasciuccoli non ci siamo solo noi, ma ci sono siamo tre società di canoa, ci sono due società di canottaggio, c'è la vela molto importante, no? Per cui noi come sportivi ci siamo resi conto a quell'ora che soltanto il turismo sportivo, no, poteva essere una cosa importante, fra l'altro in periodi di fuori stagione, diciamo così, quando
d'inverno. Turismo sportivo per valorizzare il lago, e ci torneremo anche da Farnocchia. Sant'Ambrogio, come guardate a questa possibilità, un contratto di lago, la sinergia tra associazioni? Ma il turismo sportivo fa parte di quei progetti legati al lago, visto come un motore ecosostenibile di ritorno, cioè a un progresso che sia non, culturale, ambientale, ma soprattutto un progresso verso la conoscenza maggiore del lago. Ricordiamoci che noi, tutti noi, dobbiamo tutelare il nome di Puccini, che è l'italiano più conosciuto nel mondo. Su questo, su questa base noi abbiamo la responsabilità di ritornare, di rivedere il lago come una risorsa da sostenere, in particolare sulla qualità dell'acqua del lago. Quello che noi ci interessa fondamentalmente è colpire le fonti e non solamente i sintomi, cioè quindi trovare delle soluzioni, ma colpire le fonti per cui si possa riuscire alla fonte a risolvere i problemi di inquinamento del lago. Quando si diceva, anche il presidente Manfredi diceva, della discarica, io gli ricordo che c'è una sentenza della Cassazione che dice che la discarica delle carbonaie non è assolutamente bonificata, o le porte vinciane non sono perfettamente funzionanti. Quindi i problemi esistono e sono molteplici, come l'agricoltura per esempio. L'agricoltura sì, in parte è vero, in parte purtroppo è la gestione delle torbe legata all'agricoltura che provoca poi un inquinamento di azoto e fosforo in quantità eccessive, che poi la fitodepurazione dovrebbe in parte smaltire. Sicuramente i problemi sono tanti e vanno affrontati in maniera ecosistemica. Ma qualcosa di buono è stato fatto, Facilio? Qualcosa di buono è stato fatto, sicuramente la fitodepurazione è una di queste, insomma vediamo quindi dà dei riscontri positivi sotto tutti i punti di vista, però il discorso che voglio fare è questo: prima di procedere in qualsiasi direzione, perché chiaramente sta a cuore a tutti divulgare la bellezza, il paesaggio di quel luogo che poi può dare veramente riscontri a tutto il nostro territorio, di tutta la Versilia, nei confronti del mondo intero, perché appunto, come dicevamo prima, il nome di Puccini come compositore è un nome spendibile veramente in tutto il mondo, di un valore. C'è un problema sul microfono, la recuperiamo tra poco, quindi Facilio, di un valore. Un attimo solo, gli ridiamo il recupero del microfono, perché c'è qualche piccolo problema, se no altrimenti non si sente, e ci torniamo tra un attimo, gli do la parola tra un attimo, e è un debito di un intervento. Allora andiamo intanto, prima di passare al tema del tubone, a sentire alcuni di questi progetti di riqualificazione con il servizio Mungai sul lago del 24 febbraio, perché come dicevo prima Massarosa è il comune che più insiste sul lago e ci sono dei progetti anche per migliorare l'aspetto di osservazione dalla via di Montramito. Appena abbiamo il servizio lo andiamo subito a vedere. Mungai sul lago 24 febbraio. Vediamo se l'abbiamo dalla nostra. Progetti e lavori per il lago di Massaciuccoli, tra i primi interventi attesi la riqualificazione della sponda lungo la via di Montramito, con la particolare soddisfazione del primo cittadino di Massarosa, Franco Mungai. E è un percorso che peraltro è stato richiesto quando c'è stato dato il contributo con il transfrontaliero tra Italia e Francia, che poi vedrà anche in concreto una realizzazione da un punto di vista di miglioramento e di valorizzazione del lago nella riqualificazione di tutto il lungo lago che è nella zona di Montramito davanti allo stabilimento della Salov. Quindi lì sarà tutto sgombrato da quelle costruzioni abusive che sono state fatte vecchie imbarcazioni, e verrà fatto un lungo lago rinaturalizzato, che quindi chi percorre la via di Montramito avrà la possibilità di vedere tutto lo specchio d'acqua nella sua bellezza. Bene il contratto di lago, bene i progetti, sottolinea il sindaco, ma le persone si aspettano fatti e li dovremmo compiere questi fatti. A questo punto c'è da passare dalla fase dei discorsi a quella dei fatti, perché le persone vogliono vedere i risultati, e quindi questo credo che sia stato il punto d'arrivo. È stato fatto, però dice il sindaco di Massarosa che in termini di presenza di lago è il comune più importante, la gente adesso si aspetta davvero che i fatti arrivino.
Ecco, da questo punto di vista, come dicevo prima, sicuramente il territorio merita la massima valorizzazione, no? Spendibile anche come nome, soprattutto anche come il compositore Puccini in tutto il mondo, quindi questo verrebbe a ricaduta su tutto il territorio, non solamente le terre circostanti al lago. Però una cosa da dire è questa: prima di intraprendere qualsiasi tipo di percorso, bisogna capire a che punto siamo in questo momento, cioè qual è la fotografia reale dello stato del lago. Abbiamo degli esami che ci dicono com'è veramente la situazione delle acque in questo momento, e poi secondo me dobbiamo percorrere questa strada per step, dobbiamo capire dove siamo adesso, e poi gli intenti comuni siamo d'accordo che siano sicuramente per la riqualificazione dell'intera area, sia dal punto di vista turistico, anche di riqualificazione dei terreni, cambiando culture come abbiamo già detto e quant'altro. Però secondo me la cosa importante è capire ora a che punto siamo arrivati. Questa gliela chiedo in breve a Bacelli, perché poi volevo parlare del progetto della grande derivazione. A che punto siamo? Chiede la consigliera dei 5 Stelle. Non è che sia un biologo o altro. Siamo ad un punto rispetto a cui, come ricordava giustamente Fabrizio Manfredi, quell'accordo di programma del 2006, ma le prime delibere dell'allora autorità del bacino con il progetto del tubone risalgono addirittura del 2004. Alcune azioni sono state compiute: discarica delle carbonaie, chiusura del depuratore di Migliarino, miglioramento di quello di Vecchiano, anche se tra i progetti bisogna eliminare la derivazione verso il lago di Massaciuccoli, il piccolo Mose alle porte vinciane realizzato dalla provincia di Lucca, l'impianto pilota di fitodepurazione progettato e gestito dal consorzio di bonifica. La qualità del lago e la quantità del lago nei periodi siccitosi è ancora a tutti gli effetti una criticità. Per questo, appunto, quindi, se posso, a distanza di oltre 10 anni da quell'accordo di programma che prevedeva questi interventi, ma che prevedeva anche come intervento più importante il cosiddetto tubone, quindi un intervento da 18 milioni di euro, una galleria a gravità che trasferisse qualcosa come 3,5 metri cubi al secondo dal fiume Serchio verso il lago di Massaciuccoli, io ho presentato qualche mese fa una mozione in consiglio regionale per pregare la Regione Toscana, ma quell'accordo di programma vede non solo la Regione Toscana e i comuni tra i partecipanti, ci vede il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero delle Politiche Agricole, parliamo di una cosa importante anche con una governance complessa, per chiedere una cosa di buon senso: facciamo un'attualizzazione di questo progetto. Cioè, secondo lei quel progetto lì, non è così come è stato presentato 10 anni fa, non è più attuale? No, io ho chiesto che fosse fatta questa verifica, quella mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, da tutte le forze di maggioranza e di opposizione, perché nelle verifiche, nelle relazioni tecniche, l'efficacia di un'opera da 18 milioni di euro si scriveva, sintetizzo ovviamente, che era possibile solo a seguito della sua realizzazione, cioè post opera. Sarà che sono lucchese, ma l'idea di spendere 18 milioni di euro per una cosa che poi non sappiamo nemmeno se funziona, non sappiamo se rispetta il minimo vitale del Serchio nel periodo primaverile e in particolare nel periodo estivo. Cioè, se c'è acqua nel Serchio a sufficienza per portarla avanti. Dopo, e inoltre dopo 11 anni da quell'accordo di programma, meritava una verifica. Io devo dire che credo, insomma, non voglio essere troppo ottimista, ma questi mesi è già stato fatto un mezzo miracolo, perché la nuova autorità di distretto, guidata tra l'altro da un versiliese, da Massimo Lucchesi, ha predisposto un progetto alternativo. Qual era il passaggio difficile? Salvaguardare quei 18 milioni di euro e realizzare un progetto alternativo che fosse meno invasivo,
meno costoso, sicuramente efficace, che garantisse per un verso il minimo vitale del cerchio e per un altro una quantità e una qualità migliore dell'acqua del lago di Massaciuccoli. C'è stato un gran lavoro dell'assessore Fratoni, della struttura della Regione Toscana, insieme al Ministero. A gennaio c'è stata una riunione del Comitato di Sorveglianza in cui come Regione abbiamo presentato un'ipotesi alternativa. Nuovo soggetto attuatore, dopo un lavoro importante svolto in una fase transitoria dall'ente parco, nuovo soggetto attuatore, la nuova autorità di distretto. Il 27 marzo prossimo ci sarà la definizione di questa modifica dell'accordo di programma, che salva 18 milioni di euro, che prevede quello che è già stato ridenominato come una sorta di tubino. Dal tubone al tubino. Che sarà interrato, che non sarà a gravità, che prevederà tra l'altro un recupero energetico con una centralina nella fase finale, che avrà un massimo di 1,5 metri cubi al secondo, quindi garantendo per un verso il minimo vitale del cerchio, per un altro il miglioramento della qualità del lago di Massaciuccoli, e che costerà non 18 milioni ma al massimo 10 milioni di euro, che vuol dire un risparmio di tanti soldi. E con gli altri rimanenti? Per fare, e questo va condiviso con i comuni, con i ministeri, ma per fare, io mi auguro, anche alcuni dei progetti che sono usciti fuori da questo straordinario processo partecipativo che è il contratto di lago. Su questo punto la fermo solo un attimo, perché abbiamo la pubblicità e per noi è ovviamente molto importante. Breve stacco pubblicitario e torneremo tra poco per capire altri dettagli e poi invece per dare voce anche a Manfredi, che è invece un forte sostenitore del progetto del tubone, quindi della grande derivazione. E poi altri temi che riguardano il lago, dal turismo a Puccini all'attività venatoria, torneremo anche con maggiore attenzione sul tema della lotta all'inquinamento. Pubblicità. Ed eccoci di nuovo insieme con Versilia in linea in questo giovedì 22 marzo. Parliamo del lago di Massaciuccoli, dei tanti progetti. Prima dell'interruzione per la pubblicità, Stefano Baccelli, consigliere di maggioranza in regione per il Partito Democratico, ma in questo caso soprattutto lo presentiamo come presidente della Commissione Ambiente, ha parlato di un progetto alternativo che è stato praticamente già definito dalla regione rispetto a quello del famoso e famigerato tubone, che prevedeva una grande derivazione di acqua del cerchio all'interno del lago di Massaciuccoli, necessaria per affrontare il problema dell'ossigenazione del lago. Progetto, il primo, quello del tubone, da 18 milioni di euro, il cosiddetto tubino è da invece 10 milioni di euro, un risparmio di 8 milioni. Con questi 8 milioni rimanenti, l'obiettivo della regione è quello di attuare una serie di progetti, molti dei quali sono stati prodotti di questi progetti all'interno del lavoro che è stato definito nel cappello, chiamiamolo così, nel contenitore del contratto di lago. Ma se Baccelli parla di un'opportunità alternativa, Manfredi, ex presidente del parco, è molto perplesso su questa possibilità da sempre? No, io sono preoccupato del fatto che, l'ho manifestata ripetutamente, insomma, preoccupato del fatto che si facciano le cose o non le si facciano. Sono un po' sconcertato, cioè, del fatto che si definiscono delle strategie da tempo, perché si analizza che le cose migliori, che certi progetti sono i migliori per poter affrontare e risolvere un problema, in questo caso l'effetto, no, dell'inquinamento pluridecennale nel lago, e quindi favorire appunto una riossigenazione, un ricambio complessivo delle acque del lago, e poi a un certo punto si dica, siccome però questo progetto non è mai stato fatto, ciò che avvenne mesi fa, no? Siccome questo progetto fino ad ora non è mai stato fatto, allora non se ne fa di nulla e ora troveremo altre soluzioni. Questa era la mia preoccupazione, cioè il fatto che poi alla fin fine non se ne faccia di nulla, di niente, dei finanziamenti, di un progetto che era stato definito, che era stato, per il quale era stato dato l'incarico alla progettazione esecutiva alla provincia di Pisa, e che una volta pronto poi si dice, ma sai com'è, siccome io ora sono 2 anni che non sono più presidente del parco, all'ultima riunione del comitato di sorveglianza a cui partecipai, l'allora assessore regionale Bramerini all'ambiente
in quella riunione pose un problema forte al comune di Vecchiano in quel caso, dicendo che se il comune di Vecchiano non avesse provveduto a fare quella sua piccola variantina di natura urbanistica necessaria a poter realizzare quell'intervento che era già predisposto, pronto, esecutivo, per i quali c'erano gli stanziamenti, la regione toscana avrebbe avvocato a sé questo problema, avrebbe commissariato il comune di Vecchiano su quella procedura perché si bloccava la realizzazione di un intervento che era di interesse regionale. Poi ci furono le elezioni, la Brambilla non è più assessore regionale e il discorso finì lì. Appunto, io mi preoccupai del fatto che finì lì e che mesi fa il Consiglio regionale approvò quell'ordine del giorno dicendo siccome non è mai stato fatto nulla di questo progetto, dice allora non se ne fa di nulla e si vedrà come. Ora, le cose che Baccelli non ci dice... detto questo, è no, no, ma di fatto, aspetta, però allora, sono passati due anni da quel fatto e le cose che tu stai dicendo dopo due anni sono di un altro tipo, insomma, no? Sono cose che definiscono quindi una rivisitazione di un progetto in altri modi, in altre forme e con dettagli di altro genere. Io quindi lo sento dire ora in questo modo, avremo necessità di ragionare, di discutere, di capire di cosa si tratta, non è che voglia quindi pregiudizialmente dire che questo dire, percorso... Fabio, perché avevi un pregiudizio su quella mozione, no, quella no, mozione non diceva no, ma non è tanto sulla mozione via. Stefano, il pregiudizio l'avevo sul fatto di dire siamo in Italia, si decidono le cose, si dice si fa il progetto esecutivo, ci sono i soldi e poi non se ne fa di nulla e qui sono decenni che il lago ha sofferto e soffre, quindi la preoccupazione era ed è questa. Se dopo due anni, nonostante il tempo perduto, abbiamo ridefinito le cose... La mozione dell'aprile 2017. No, ma io dico... da quella riunione. Con la Brambilla fu di due anni fa. Cioè, nonostante tutto questo, c'è ora una ridefinizione delle cose credibile e sostenibile? Vediamola, discutiamola. Io non ti puoi immaginare, non sono certo io mi voglio mettere in contrasto. L'importante è che si facciano delle cose serie... giustificate no, da delle rivisitazioni serie, perché la cosa che così come sembrava a suo tempo era quella di dire si rimette in discussione un progetto così perché gli umori sono di altro tipo, di altra natura, insomma, no? Perché poi dopo tutti diventano ingegneri, biologi, eccetera. No? Cioè, se si era arrivati a definire una cosa, sembrava un po' sorprendente che la si gettasse al vento così, nello spazio di un mattino. E questo può essere un compromesso? No, dico, la cosa mi sembra... non era nell'intenzione, cioè, no, come, dico, la come cosa, si può la pensare cosa... che un prudente amministratore come il sottoscritto, che molto spesso è stato tacciato di essere troppo burocrate, è ovvio che... Diciamo, la priorità era salvaguardare le risorse economiche. No, no, ma io di fatto. La priorità era trovare un progetto alternativo, ma che fosse sicuramente efficiente, vedere di risparmiare dei denari e aggiungere dei progetti però, complementari. Stefano, ti ripeto. Il progetto ne sentiamo dire ora, si tratterà di valutarlo, di capire quanto sarà, quanto sia adeguato alle necessità e ai bisogni. Andrà anche di presentato il progetto. Anche presentato, no, appunto, ma perché per ora l'ho visto. No, finisco dicendo che quindi questa era la questione e io la ribadisco, cioè il fatto di dire lì c'era una strategia ben chiara, ben precisa per affrontare il problema in quel modo. Non se ne è fatto di nulla, se ne propone un'altra ora a distanza di due anni, vediamola, ragioniamone, meglio. Non è lontanissimo, però hanno questa nuova strategia rispetto no, a quella... No, dico, non è il principio, cioè ancora, è questa cosa tu buono e tu bino, insomma, ecco, cioè, che si tratta meglio di capire, no? Insomma, quanto sarà sufficiente mettere meno acqua per favorire questa rigenerazione, questo ricambio e poi il mantenimento dei livelli per impedire l'impaluramento. Però vediamolo, ragioniamone, sentiremo i pareri dei tecnici di vario tipo e varia natura, l'importante è che si proceda con serietà poi e con celerità rispetto alle cose, perché le cose, il lago ha già aspettato anche troppo che si portino avanti fino in fondo gli interventi sulle cause e sugli effetti dell'inquinamento. E dei tempi ne riparleremo, intanto chiedo alla regia di preparare, lo vedremo tra poco perché è attuale, il servizio Massaciuccoli del 24 agosto, perché lì si era toccata con mano... che anche si vedeva d'occhio purtroppo il dramma di quanto il livello si fosse abbassato.
Sant'Ambrogio e poi Pasciglio. Voi come guardate a questo progetto rivisitato? Sì, ma infatti voglio dire, il valore della mozione io lo riconosco, nel senso che era per chiedere, fare un punto della situazione, però il punto della situazione viene fuori proprio perché... Fu votata anche da 5 Stelle quella mozione, se sì, non ricordo male. Sì, certamente, ma voglio dire, viene quella fuori dal fatto che il contratto di Lago, che io ricordo alle telespettatori che è un insieme di associazioni, volontari, professionisti che si sono messi insieme in questo percorso, cioè fin dall'inizio del suo percorso, che è di ottobre del 2017, sapeva benissimo che il tubolo non sarebbe stato fatto, perché piano piano negli anni i vari enti si sono sfilati, proprio perché la condizione iniziale sine qua non del tubone, che doveva, diciamo, migliorare la qualità del lago oltre che la quantità, nessuno la poteva garantire. Proprio per questo sono stati fatti fondamentalmente tanti progetti che andavano a compensare quell'acqua che proprio al lago manca. Io mi riferisco ai bacini, diciamo, delle vasche di eliminazione pedemontani, alla capacità dei depuratori di portare acqua al lago perfettamente depurata, magari fitodepurata, l'impianto di fitodepurazione allargato, quindi una serie di interventi, gli acquedotti agroindustriali che non sono mai stati fatti nei vari depuratori di Viareggio, Vecchiano e Massarosa, voglio dire una serie di iniziative che andavano a riportare acqua nel lago che oggi non riesce più a avere, perché le risorse idriche vengono captate per questioni, diciamo, di idrauliche comprensibili, cioè ci sono anche dei divieti, poi queste della scorsa estate, se ben ci ricordiamo, sì, che non si poteva utilizzare l'acqua, una siccità terribile l'anno scorso, abbiamo visto gli effetti, quindi maggiore, ma anche il cerchio stesso da cui si vorrebbe attingere acqua aveva pochissima acqua l'anno scorso, tutti, cioè è sotto gli occhi di tutti, quindi in effetti fu trovata una soluzione economicissima, quasi a costo zero, in cui fu rimessa in funzione l'idrovola di Avane, dove con 250 litri al secondo, secondo noi si potrebbe portare fino quasi a 500, veniva pompata acqua residuale dal cerchio fino alla barretta. Quindi le soluzioni si possono trovare, anche alternative a quello che poi è stato ribattezzato tubino, che è venuto fuori alla fine del contratto di Lago. Però nel contratto di Lago non se n'è mai parlato di questo tubino, si parlava di soluzioni alternative. Ma comunque lei mi dice che dal vostro punto di vista... Non ci confondiamo, cioè, una cosa è un accordo di programma con il Ministero che prevede delle risorse, 18 milioni di euro. È ovvio che quelle risorse non si salvavano se non si faceva un progetto alternativo per il miglioramento, con tutto rispetto per Marino, ma lui l'ha chiaro, non è che con quei soldi si può fare la promozione dell'attività del certo. kayak. Quindi quelle risorse vanno destinate... Il Ministero non le dà, non le mette. Allora, siamo in un mondo complicato, ma non è che si può semplificare così. Quindi una cosa è salvaguardare quelle risorse, fare un progetto alternativo, meno costoso, assolutamente meno impattante, e io credo, quando ovviamente sarà verificato, non è che si fa con l'Università di Firenze, con la Scuola Sant'Anna di Pisa, con i tecnici della... autorità di distretto, con il controllo della Regione Toscana. Il risparmio economico ci consentirà, come stavo accennando, anche di fare alcuni dei progetti nati dal contratto di Lago, progetti di fitodepurazione, fognature, il depuratore di Vecchiano non deve più scaricare nel lago di Massaciuccoli, altri progetti che sono lì dentro. La cosa che è abbastanza straordinaria, un'assurdità questa. Sì, rispetto all'obiettivo però del Cosa? Miglioramento che della qualità della risorsa, della risorsa idrica. Il contratto di Lago è importante perché prevede tanti altri progetti culturali, sportivi, ed essendo una forma contrattuale che è apprezzata dall'Unione Europea, quindi una sorta di accordo tra istituzioni e anche società civile, sarà propedeutica, come diceva giustamente Fabrizio Manfredi, a poter partecipare a bandi europei e quindi avere anche risorse economiche sui progetti culturali e sui progetti sportivi. Ma non si possono confondere le cose. Una cosa è la modifica di un accordo di programma che è stato impostato nel 2006 in questo modo e che va modificato, secondo me, sostanzialmente realizzando una derivazione più light e senz'altro efficiente, recuperando grazie a questo delle risorse economiche per realizzare all'interno di quell'accordo di programma anche dei progetti del contratto di Lago, e poi fare un'operazione sul progetto culturale, perché questa è la grande differenza rispetto a tutte le altre oasi lacustri, paludi dell'Italia, e nessuno ha il nome di Giacomo Puccini rispetto a questo lago straordinario, e questo può essere un traino in termini di promozione
dimensione di valorizzazione turistica unico. Ribadisco, anche terminare la pista ciclopedonale Giacomo Puccini, consentire di collegare con un turismo slow dalla casa degli Avi di Celle a quella natale di Lucca, a quelle adottive di Torre del Lago e di Viareggio, e consentire quindi a un turismo dolce di andare in bici da Pisa a Viareggio, a Lucca, alla Mediavalle, io credo che sia una cosa veramente forte. Anche perché nessun altro al mondo ha una cosa del genere. Volevo sentire Marino Farnocchia, Canoa Kayak Versilia, due domande rapide e poi andiamo a vedere anche come si era combinato, passatemi il termine, il lago nella scorsa estate, e capire adesso che cosa si farà, perché questi qui sono giorni dove c'è vento, freddo e quant'altro, pioggia ne ha fatta, ma l'estate si avvicina, quindi cercheremo anche di capire quello per non trovarci poi in un nuovo problema simile a quello dello scorso anno. Però da Marino Farnocchia, il Canoa Kayak come guarda questo nuovo progetto per quanto riguarda il tema della derivazione? Ma guarda, già il fatto che voi lo vivete il lago tutti i giorni, certo, ci siete dentro, siamo lì tutti i giorni, chi meglio di voi? E diciamo ormai da anni che nessuna realtà di canoa in Italia, diciamo così, ha la possibilità che abbiamo noi di fare 50 km in canoa con tutte le variazioni meteo che ci possono essere, perché noi possiamo vogare per 50 km senza rischi, perché abbiamo tutti questi canali, tutti questi piccoli bacini, per cui mi viene in mente i nostri colleghi e amici del nord che d'inverno non possono vogare perché c'è la neve, perché c'è vento, brutto tempo. Noi quando c'è vento basta prendere uno dei canali, le 15, le 20, eccetera, eccetera, e voghiamo tutto l'anno, per cui possiamo andare in canoa. Mentre noi non voghiamo perché magari c'è troppo vento esagerato, che non è, ci sono gli amici della vela che sono lì accanto a noi, che invece aspettano il vento forte, no? Cioè, è incredibile. Sono contento che in tutto questo movimento, oltre a tanti progetti che magari sono importanti e noi come sportivi non siamo addentro alla soluzione dei problemi. Basta però, si risolvano. Ecco, però il fatto che ci sia così tante associazioni, così tanti tecnici che nell'occasione del contratto di lago si sono messi insieme e hanno fatto delle proposte, quello secondo me è la cosa più positiva. Siamo passati da 20-30 anni fa, quando il lago di Massaciuccoli era una zona industriale o era una zona dove si faceva campo scarichi, o comunque l'unica attività erano la caccia e la pesca, così un po' arrabbiati o sfrattati da queste lavorazioni, no? Che davano fastidio, perché chiaramente quando passavano rimorchiatori, le chiatte, davano fastidio a cacciatori o pescatori. Era difficile. Per cui c'era una lotta, no? Tra questi. Siamo passati ora a una serie di associazioni che vanno da chi cammina, chi va in bicicletta, chi va a piedi, chi va in barca, chi va a pesca, anche perché c'è anche la pesca sportiva, che sono ritornate sul lago, quindi spero che rioccupino uno spazio di tutti, in maniera non da sfruttarlo, in maniera da apprezzarlo, ma valorizzarlo. Ecco, da valorizzare il lago. Di questioni ne abbiamo tante, tra poco vedremo il servizio sulla siccità. Abbiamo cercato di capire che il problema della derivazione delle acque serve perché con poca acqua c'è il problema dell'ossigenazione e il lago va in difficoltà, quindi si pensa di trovare una soluzione per portare una maggiore quantità di acqua dentro il Massaciuccoli per aumentarne così la sua ossigenazione, e questo è uno dei percorsi più importanti. C'è poi il tema della presenza delle coltivazioni agricole. Chiedo a Baccelli, in questo caso l'arte della sintesi, perché vado di fretta davvero, di capire cosa intende fare la regione d'intesa con il parco sul problema delle coltivazioni, perché va bene l'acqua, va bene tutto, ma se poi ci vanno a finire fertilizzanti e quant'altro si torna un po' punta a capo. C'è un'altra novità positiva: l'autorità di distretto ha vinto con un bando regionale 1,5 milioni di euro aggiuntivi
per opere complementari al cosiddetto ex tubone, ora tubino. Che cosa consentirà ad esempio questo? Di fare ulteriori progetti di fitodepurazione. Alla fine, lo dico in modo banale e forse eccessivamente semplicistico, la fitodepurazione altro che non è che un riallagamento di porzioni del lago. Rispetto a questo io credo che ci voglia un accordo con il mondo dell'agricoltura, che mettiamo delle risorse economiche, e queste potrebbero essere in parte rispetto o a un tipo di coltivazione che appunto non ingenera effetti negativi con il lago, o davvero con il riallagamento, concordato ovviamente con il mondo dell'agricoltura, di porzioni del lago che abbia naturalmente questo effetto di miglioramento, anche di sedimentazione, e di sedimentazione, di miglioramento della qualità. Io credo che rispetto a questo, e quindi il nuovo spirito, insomma, di un gioco di squadra, per cui Fabrizio ha ricordato giustamente l'oggettiva ostilità del comune di Vecchiano rispetto alla realizzazione del tubone, ma perplessità che erano anche le mie sulla funzionalità da presidente della provincia di quel progetto così grave, nel senso così importante quanto questo spirito nuovo anche tra amministrazioni comunali, tra ministeri e regione, e questa straordinaria sollecitazione di tutto l'associazionismo, secondo me è veramente propedeutico a riconoscere nel lago di Massasciuccoli, nella riqualificazione necessaria ambientale, quello che è una meraviglia straordinaria della natura, e quindi passare da questo sfruttamento addirittura industriale che diciamo abbiamo operato non tanto tempo fa, finalmente ad una tutela e una valorizzazione e una trasformazione, in questo caso anche di ricchezza e di benessere in termini di turismo dolce, di turismo sportivo e quant'altro. Mi sembra davvero che si sia passati a una fase nuova. Ma guarda, io ho anticipato, dal 2006 se ne parla. Ho anticipato in questa trasmissione cose che saranno dei prossimi mesi, perché mi auguro appunto il 27 marzo ci sia la sottoscrizione del nuovo accordo attuativo, che vuol dire la partenza formale all'autorità di distretto come soggetto, nuovo soggetto attuatore. E quindi io credo che i soldi ci sono, che nel giro di 4-5 mesi il progetto potrà già essere in una fase esecutiva, quello del cosiddetto tubino. In parallelo questo lavoro, insieme ovviamente alle amministrazioni comunali, per questi progetti complementari che grazie a questo 1,5 milioni aggiuntivo, grazie a questi 8 milioni risparmiati, grazie anche qui è stato dato incarico a due appunto docenti delle università di Firenze, della scuola di Sant'Anna di Pisa, di trovare quei progetti complementari che abbiano una vera efficacia sulla qualità ambientale del lago. Questo dopodiché quello che c'è ancora ad un altro livello, quello dei progetti culturali, dei progetti sportivi, di trovare finanziamenti dell'Unione Europea grazie a questo contratto di lago. E poi c'è anche il tema dell'UNESCO, ci arriviamo. Allora, tanti progetti e tempistiche, ci ha annunciato Baccelli, si annunciano per fortuna adesso rapidi, perché insomma 4-5 mesi, quindi fine estate, autunno dovremo vedere qualcosa. Manfredi? No, dico, speriamo, cioè che questo aspetto venga definito velocemente, insomma, ecco. Che si parta. Cioè, nel senso che di tempo ne è passato molto, cioè, parliamoci chiaro, rispetto alla drammaticità della situazione che il lago ha vissuto, siamo in un ritardo storico, no? Nei processi di risanamento ambientale, e così come anche dal punto di vista dei progetti di valorizzazione di natura turistica. L'importante è avere chiaro l'obiettivo e la determinazione del perseguirlo. Abbiamo detto, le cause dell'inquinamento vanno colpite, una parte sono state già colpite con le fognature, la depurazione, le altre cose, alcune cose andranno migliorate certamente, ma insomma il grosso lì è stato fatto. Nelle cause invece bisognerà aggredire quelle agricole. Non è che si può pensare di poter risolvere tutta la partita in termini di fitodepurazione. La fitodepurazione abbiamo lavorato perché ci fosse, sono state anche triplicate le vasche di fitodepurazione.
sito depurazione, stanziando da quel tavolo di sorveglianza ulteriori risorse a livello regionale. Se ce ne sono altre, ben vengano, però ovviamente capiamo bene che qui si sta parlando di ettari e ettari di coltivazioni che hanno continuato a influire dal punto di vista degli scarichi nel bacino del Massasciuccoli e continuano quotidianamente a farlo. Bisogna anche col nuovo piano di sviluppo rurale, e noi si era lavorato quando ero presidente del parco perché lì ci fossero presupposti, andare a definire progetti, a investire risorse per promuovere riconversione produttiva, riconversione. Le vasche di fitodepurazione dovevano anche servire, oltre che per, e devono servire, oltre che per drenare e ripulire le acque, anche a sperimentare nuove forme di coltivazione da poter compatibili con il lago, compatibili con il lago, paludocoltura, perfetto, con le quali riuscire a fare processi di riconversione produttiva degli agricoltori. Quindi lì è la grande scommessa. Ci sono stati e ci sono tuttora fortissimi ritardi su questo aspetto. Poi c'è il tema degli effetti. Allora, non è più il tubone? C'è questa ulteriore opportunità, benissimo, vediamola, nessun pregiudizio a riguardo, speriamo che possa essere quella giusta, quella calibrata, facciamo presto a realizzarla. E per l'estate guardiamo poi, intanto... E infine poi, giustamente come diceva Stefano, c'è tutto poi l'altro capitolo, che è quello in parallelo dei progetti di valorizzazione. E su questo vi ci porto dopo a ragionare tutti. E il contratto di lago è uno strumento tramite il quale definirli questi progetti nel dettaglio. Ci vuole anche la cabina di regia, perché dobbiamo capire la cabina di regia che andrà a confrontarsi con il foro contratto di lago, se è già stata installata e che tipo di considerazione darà al foro contratto di lago. Certo. Quello che noi chiediamo è che la considerazione sia alla pari degli enti che faranno parte della cabina di regia, e questo, diciamo, sinergia che noi chiediamo. E su questo ci torniamo, Sant'Ambrogio, perché ovviamente c'è un progetto importante, sono arrivate tante proposte dal lavoro del contratto di lago, bisogna che queste proposte non restino lettera morta, e quindi bisognerà che siano gestite attraverso la regia. Anche perché, dopo lo dico, qualche preoccupazione c'è al riguardo che rimangano lì così. Ecco, su questo ci torniamo. Andiamo a chiudere sul discorso degli interventi più emergenziali, chiamiamoli così, e poi parleremo di progetti invece, e perché guardate come si era ridotto il lago la scorsa estate. Vediamoci il servizio del 24 agosto del 2017. Sarebbe già una vittoria per il lago di Massasciuccoli intanto se arrivasse a breve una giornata di pioggia che potesse far risalire il livello delle acque che in questa estate torrida e senza precipitazioni hanno fatto scendere a minimi storici la profondità del lago, che è di media di un solo metro e mezzo. E proprio per documentare questo stato abbiamo fatto un giro in battello con le nostre telecamere quest'oggi. Tra l'altro, proprio la compagnia che effettua le escursioni turistiche in battello, quotidianamente con due imbarcazioni, ha dovuto ridurre ad una l'utilizzo perché uno dei due mezzi, il più pesante, toccava in molte zone il fondo e la sua navigabilità sarebbe stata a rischio. Nonostante ciò, si è registrato un incremento delle presenze turistiche anche richiamate da questa insolita situazione del lago. In molti punti appare davvero sofferente lo specchio d'acqua tanto caro al maestro Puccini e addirittura intere sue anse sono ormai completamente in secca, come possiamo ben vedere. Questa spiaggetta poi è affiorata per la prima volta da decine di anni a questa parte e molti altri segnali denotano le acque basse, come questo palo sporgente che normalmente affiora solo di pochi centimetri, o questo rivestimento in legno che è di solito quasi del tutto sommerso. Anche queste sponde sono più alte di quanto solitamente si può vedere per l'acqua, che è invece più bassa. L'aspetto del lago è però ugualmente affascinante anche per la sua fauna, che qui vive in una oasi incontaminata per le specie protette. Invece, per quanto riguarda le zone di caccia, c'è preoccupazione fra i cacciatori perché la siccità potrebbe compromettere l'attività venatoria, per l'inizio della quale, peraltro, le associazioni ambientaliste chiedono il posticipo nelle zone più colpite dalla siccità. Una nota triste nel nostro percorso lacustre è vedere molte di queste vecchie bilance di pesca ormai abbandonate e fatiscenti, che rendono ormai quasi un ricordo un'attività caratteristica di quest'area, ora evidentemente in stato di abbandono.
Intanto complimenti a Paolo Derri che ha girato questo piccolo documentario, chiamiamolo così. Era la scorsa estate, l'estate del 2017, venivano focalizzati a mio modo di vedere molto bene due problemi: la siccità con il livello del lago che si era clamorosamente abbassato, e un problema che non c'è soltanto d'estate, che è quello di baracche, strutture in lamiera che venivano una volta utilizzate per l'attività della pesca e della caccia, che adesso rappresentano un elemento di bruttura e di inquinamento. Su questo, dopo la pubblicità, ripartiremo con Anna Maria Pacino dei 5 Stelle, perché l'estate non è poi così lontana. Pubblicità. Ed eccoci qua, terza parte di Versiglia in linea sul lago di Massaciuccoli. Prima della pubblicità, il bel servizio di Paolo Derri che ci aveva mostrato la situazione drammatica della scorsa estate e altre problematiche. Paciglio, l'estate non è così lontana. No, esatto, l'estate non è così lontana, quindi in questo senso bisogna usare proprio le cose semplici, il buon senso. E cosa vuol dire? Intanto bisogna togliere tutti i pezzi di amianto che sono affiorati dal lago. Credo che questa sia la prima cosa da fare. Bisogna intervenire dove ancora non siamo intervenuti. Si faceva riferimento prima anche alla discarica della Morina, che va comunque spostata, e le carbonaie, che tra l'altro, voglio dire, è un problema grosso e importante per quanto riguarda il percolato, che non si può continuare. Sappiamo benissimo che lì comunque c'è una parte che va bonificata, e questi sono gli interventi più urgenti. Poi bisogna capire in che situazione si trova attualmente il lago, esaminarlo, fare delle analisi proprio delle acque oltre che del terreno. Appunto, come dico, questi sono, credo, gli interventi per step di buon senso. Poi esaminare il progetto, verificare, divulgarlo anche attraverso processi partecipativi, perché noi non abbiamo visto questo ancora materialmente, questo progetto. Quello del tubino, per quello capirci, del tubino, no, per non capirci. C'è, non l'avete visto perché non c'è. Appunto, non c'è, però voglio dire, noi si parla del tubino, ma vogliamo vederlo. E in seguito poi fare processi partecipativi di divulgazione alla popolazione e poi procedere. Credo che queste siano semplici regole di buon senso. Al di là di tutti, voglio dire, ben vengano risorse che vengano riversate sul territorio affinché si riqualifichi l'area principalmente, e poi si dia l'avvio anche a tutte queste attività legate alla natura, al benessere. Però ecco, se non c'è una riqualifica del territorio, si va poco lontano. Ecco, però per parlare della prossima estate, voi chiederete qualche intervento, perché è vero che in questi giorni la pioggia c'è stata, però se dovesse capitare un'altra stagione torrida come quella del 2017, il rischio è che queste immagini che stiamo vedendo dalla nostra regia tornino attuali, c'è. E quindi Fasciglio, e poi sentiamo anche... No, consideriamo che l'impianto di rifiuti di depurazione di San Nicolò è attualmente ancora sperimentale, quindi si dovrà fare la parte attuativa dove le acque depurate non ritornano dove sono venute, ma vanno scaricate nel lago. Una volta depurate vanno scaricate nel lago, uno. I depuratori, non è vero del tutto che è male che riversino sul lago. Vecchiano già riversa sul lago, però acque non perfettamente depurate. Noi chiediamo che ci sia un'ulteriore depurazione attraverso anche la fidodepurazione, e le acque sia di Vecchiano, anche di Massarosa, che già le danno per buone, possono essere riversate nel lago. Trovare la captazione di nuovi pozzi di acqua potabile buona che possono essere riversate nel lago, e la creazione di bacini attraverso vasche di laminazione che raccolgono acqua piovana a livello pedemontano. Quindi una serie di risorse di acqua, oltretutto il rinnovo e il potenziamento dell'idropola di Avane, che è stata fatto già l'anno scorso a costo praticamente zero, che dava 250 litri, noi chiediamo di arrivare a 500, quindi c'è già delle risorse idriche che si potrebbero già essere assunte con delle elaborazioni e con degli interventi da costi minimi. Poi dopo discutiamo del progetto Italia, che ancora, come diceva il Presidente, deve essere sottoposto al vaglio dei cittadini. Faccio una mozione d'ordine di metodo, no? Perché voi chiedete, a parte la derivazione di Avane è stata sollecitata dalla task force della regione Toscana, era una mia vecchia idea. Sul depuratore di Vecchiano sono stato il primo a dire che dobbiamo
utilizzare un po' di quelle risorse risparmiate perché non finisca più nel lago di Massaciuccoli. Però voi chiedete, ma io ricordo quell'accordo di programma, c'è dentro il Ministero dell'Ambiente, delle Infrastrutture e il Ministero delle Politiche Agricole. Ma anche voi chiedete, voi avete vinto le elezioni, verosimilmente se tra qualche mese siete al governo, no, ve lo dico, non è che voi chiedete, voi dovrete fare, perché io modestamente dico quel che stiamo cercando di fare e secondo me, lo ripeto, negli ultimi mesi abbiamo fatto un mezzo miracolo e ringrazio l'assessore Fratoni, il direttore Bernini, il parco, ringrazio la nuova autorità di distretto che è appunto compartecipata da ministeri e Regione Toscana per questo gran lavoro. Ma faccio anche presente che non è che tutte le cose si chiedono, diciamo, al PD e alla maggioranza della Regione Toscana. Poi vedremo se tutto questo sarà risolto in pochi mesi e in poco tempo, come mi pare siano gli auspici. Io quel che voglio dire, non ho certezze sui tempi di realizzazione, ho raccontato di tempi verosimili rispetto al progetto esecutivo da parte della nuova autorità di distretto, ma di sicuro ci sono i tempi passati. Per 12 anni si è provato a fare quel tubone e non si è realizzato. Rivendico la scelta di buonsenso di dire forse facciamo un punto a capo, vediamo se si trova un modo di salvare le risorse economiche, di fare un progetto più leggero, meno invasivo, che vada bene a tutti, che sia efficiente e di risparmiare un po' di risorse per fare tanti altri progetti. Se poi si vuol vedere, diciamo, tutto in negativo o solo i problemi non ancora risolti, che io non nego, rimarco che secondo me si è veramente fatto un salto di qualità tutti quanti insieme rispetto alle prospettive di far passare il lago di Massaciuccoli come soltanto un problema in una risorsa sotto tanti aspetti ambientali, culturali, sportivi e financo turistici e quindi di benessere complessivo. Ma a breve scadenza, ad esempio, Manfredi, per l'estate, per evitare nuovi problemi come quelli dello scorso anno che ben ci ha raccontato prima Paolo Derrini nel suo servizio? Beh, oddio, per l'estate non è che vedrà grandi prospettive. Cioè dobbiamo confidare che faccia un po' di pioggia adesso. No, ma difatti la preoccupazione mia è che... Non è stato solo del lago, ormai del lago le cose... No, ma dico che ci sono problemi che ormai sono venuti alla ribalta da tempo e quindi, come dicevo prima, siamo tutti... Anche se qualche intervento di emergenza la scorsa estate fu fatto. Sì, l'emergenza di Avane, però anche lì gli effetti sono stati relativi perché era talmente il periodo siccitoso che continuava a perdere un centimetro al giorno. No, ma dico, ora quella fu una cosa eccezionale, però dico, è chiaro che sono situazioni di emergenza, si vedrà come riattivare certe idrovore, certe cose, però bisogna perseguire soluzioni strategiche a regime, ecco la preoccupazione di fondo. Ora, poi ricordava Stefano, non è che si sta parlando di 12 anni quel progetto, il progetto è pronto da poco più di 2 anni e ho riportato delle discussioni del tavolo di sorveglianza a livello regionale di 2 anni fa rispetto al fatto di poterlo attuare, quindi... Marcelli ci sei messo? No, vabbè, non voglio fare polenga, ma tra tutti io ero presidente della provincia di Lucca, anche se non avevo la responsabilità, cioè abbiamo messo 10 anni per definire... era un progetto che era già... nel 2006 fu fatto l'accordo di programma e furono decise le azioni varie sulle cause e gli effetti, alcune sono andate avanti, altre non sono mai state realizzate, fra cui questa. Allora, il problema è di non buttarvi al bambino con l'acqua sporca e di vedere se si riesce a questo punto a ridefinire un progetto credibile, efficace e che possa essere realizzato tempestivamente. Vogliamo far nascere un nuovo bambino con l'acqua pulita. Ecco, sì, no, ma per dire, Stefano, capito? Cioè, se la drammaticità è questa. Dovessero governare, la situazione è abbastanza incerta per il momento. Ovviamente quelle richieste che avete fatto prima con forza dovrete poi rivolgerle anche ai vostri eventuali ministri e parlamentari di maggioranza. Certo, sì, lo sappiamo, l'ambiente sta molto a cuore al Movimento 5 Stelle, ne abbiamo sempre fatto una nostra battaglia, per cui se auspico questa evoluzione sarà positiva nei confronti del Movimento 5 Stelle, sarà nostro compito farcene carico al più presto. Allora, parliamo di progetti, no? Perché abbiamo parlato dei problemi, della fitodepurazione, della
necessità di trovare delle coltivazioni agricole compatibili con l'ecosistema del lago, con il nuovo progetto della derivazione del Tubino che contiamo di vedere realizzato a breve per ossigenare così il lago di Massaciuccoli e di tanti altri interventi che abbiamo sentito essere in programma da diversi enti coinvolti sul lago. C'è però una stagione nuova di progetti, di valorizzazione che vede protagoniste le associazioni del volontariato, dello sport. C'è tra i tanti temi, oltre alle proposte, sono numerosissime, che arrivano dal contratto di lago e su questo torneremo a sentire poi i 5 Stelle che chiedono vigilanza, nel senso che poi non restino soltanto proposte. C'è anche però un'altra partita, quella della candidatura dell'UNESCO. Sentiamo. Servizio UNESCO del 28 aprile. Un attimo che arriva il servizio perché c'è la candidatura del lago di Puccini a patrimonio UNESCO e capiremo poi dopo aver visto anche il nostro servizio che cosa potrebbe significare per il lago ottenere questo riconoscimento auspicato da tanti enti e poi come potrebbe cambiare la compatibilità con determinate attività nel caso in cui il lago venisse effettivamente riconosciuto patrimonio UNESCO. Se siamo pronti dalla regia possiamo andare con il servizio Lago UNESCO. Sindaco, se il lago di Massaciuccoli dovesse entrare a far parte dell'UNESCO, che cosa cambierebbe? Ma io penso che darebbe un risalto internazionale a questo luogo che è la nostra risorsa principale, perché Massarosa non ha lo sbocco sul mare, ha il lago rimane quasi tutto sul territorio del comune di Massarosa, quindi sarebbe un bel lancio da un punto di vista turistico e di far venire delle persone. Comuni, associazioni, sovrintendenza e soprattutto il Parco Regionale Emiliarino San Rossore Massaciuccoli insieme alla Fondazione del Festival Pucciniano, tutti coinvolti riuniti alla Brilla Chiesa nel comune di Massarosa per firmare il protocollo d'intesa per la candidatura del lago di Massaciuccoli, il lago di Puccini a patrimonio dell'UNESCO. La musica di Puccini, la bellezza, le caratteristiche di questi luoghi senza tempo, all'origine della richiesta che se accolta rappresenterebbe una svolta per il territorio. Questa è un'occasione che dobbiamo cogliere, anche la Fondazione Feste a Pucciniano intende coglierla, perché far diventare bene o patrimonio dell'umanità il lago Puccini indubbiamente sarebbe un obiettivo estremamente ambito, ma credo ragionevolmente possibile da conseguire. Noi ci speriamo, è molto importante tenere insieme la natura e la storia che dà proprio il senso dei luoghi e anche della presenza del parco. Sarà un'occasione per condividere scelte e strategie e per rimettere veramente la testa sul luogo che ne ha bisogno, che è appunto il lago di Massaciuccoli. Sarebbe importante per il lago essere patrimonio UNESCO? Su questo so che Manfredi ha qualche perplessità. No, non è la perplessità, è chiaro che sarebbe un ulteriore riconoscimento di livello mondiale, ma non scordiamoci quello che c'è già. Il territorio del parco e oltre questo anche una porzione di quello di Lucca e di Capannori eccetera non più tardi 2 anni fa ha avuto un ulteriore riconoscimento del programma MAB dell'UNESCO, cioè Uomo Ambiente, come uno dei luoghi più significativi di maggiore armonia fra l'uomo e l'ambiente. Quindi un riconoscimento UNESCO c'è già a livello di tutto il territorio, comprensivo anche del lago e del bacino del Massaciuccoli. Il lago, come ricordava in un servizio precedente l'attuale presidente del parco, ha avuto l'iscrizione al registro ufficiale, la comunicazione era già di alcuni anni fa, ma a questo punto la comunicazione del registro ufficiale è la convenzione di Ramsar, cioè è riconosciuto come una delle aree umide più importanti del mondo. Quindi non è che ci se ne può mettere altre delle medagliette sul petto per fregiarsene. Non passa di lì il fatto che si riesca fino in fondo a fare le cose di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Cioè quello di portare avanti un processo di risanamento vero del lago e del suo bacino e delle sue acque e quello di andare a definire dei progetti di valorizzazione
ci sono strumenti che possono essere utilizzati. Tramite il progetto di lago, a questo punto i progetti possono trovare un loro veicolo più preciso. Anche se, dico, no, l'ultima cosa, purtroppo anche qui qualche anno si è perso, perché dei progetti di un certo tipo si sarebbero già potuti fare per poterceli giocare a livello europeo, nazionale. Me ne dica uno in breve? No, progetti che raccogliessero un progetto organico, che si articolasse sui vari fronti, sulle infrastrutture, sugli aspetti altri ambientali, sulle questioni culturali, perché oltre Puccini, questo è un lago dove c'è la storia, ci sono le terme romane, cioè, quindi valorizzazione turistica dal punto di vista ambientale con progetti ambientali e infrastrutturali, culturali perché c'è Puccini e ci sono le terme romane, c'è una storia più complessiva, sportivo perché c'è una ricchezza di associazioni sportive eccezionale. Ecco, anche lì bisogna far presto. Allora, Sant'Ambrogio, l'UNESCO può essere un'opportunità o rischia di essere anche in questo caso soltanto una medaglietta in più? No, è un'opportunità importante perché, diciamo, congiunge il fine che è quello comune di tutti noi, cioè sia delle associazioni, dei comitati, delle amministrazioni, di raggiungere uno scopo, e per fare questo percorso abbiamo bisogno di un lago sano, di un lago praticamente in cui la cui acqua venga effettivamente depurata e quindi l'ambiente venga curato per quello che deve essere valorizzato. Una delle priorità, io ricordo al Presidente Bacelli, è quella del completamento prioritario, del completamento della pista ciclopedonale, che deve essere assolutamente un must da realizzare, perché vogliamo congiungere Torre del Lago con i luoghi, diciamo, che hanno visto il grande maestro vivere e creare le sue meravigliose opere. Quindi attraverso Viareggio arrivare a Massarosa, come già in parte fa, e fino ad arrivare appunto ai luoghi della Garfagnana, dove lui poi, insomma, ha trascorso parte della sua vita. Questo deve essere una priorità assoluta, passa attraverso l'esproprio di alcuni terreni, passa attraverso l'accordo fra pubblico e privato, ma deve essere una priorità assoluta, proprio perché dobbiamo attirare. Oggi vi ricordo anche che nell'impianto di depurazione di San Nicolò, sempre l'anno scorso, sono stati visti degli uccelli mai notati prima, e alcuni esperti ornitologi di tutta Europa sono venuti per vederli. Dico, queste sono opportunità di turismo sostenibile che noi dobbiamo sfruttare, proprio perché le capacità del territorio ha di accoglienza e di rilevante vantaggi che ha. Ecco, vediamo se il lago di Massaciuccoli dovesse diventare patrimonio dell'UNESCO, che cosa potrebbe anche cambiare per le attività storiche come la caccia e la pesca, il servizio politica sul lago. Poi torno anche da questa parte dello studio. L'attività della caccia non è in contrasto con la valorizzazione del lago di Massaciuccoli, con un suo eventuale riconoscimento a patrimonio dell'umanità attraverso l'UNESCO. Lo dice il sindaco di Massarosa, Franco Mungai, che sottolinea l'importanza di tenere accesa la tradizione venatoria all'interno del lago di Puccini. Coglierei l'occasione per tranquillizzare anche coloro che sono preoccupati da questo eventuale riconoscimento, e mi riferisco ai cacciatori. Io credo che le riconoscenze e gli usi che è stato fatto nel passato del lago, quello della caccia è uno di questi, quindi anche questo non è un'attività che è in contrasto con la valorizzazione del lago. Forte la soddisfazione del mondo politico per questa sottoscrizione della candidatura all'UNESCO del lago, che ha visto la condivisione di vari enti. Io credo che ci voglia un recupero ambientale, di qui la mia proposta subito accolta dall'assessore Fartoni per rimodulare le risorse economiche che erano previste per il cosiddetto tubone, cioè la derivazione dal Serchio verso il lago di Massaciuccoli, per interventi magari più puntuali ma più efficaci. Ma occorre davvero una valorizzazione anche da un punto di vista culturale e turistico. Tutto quello che serve è utile, o comunque si prospetta come utile per il territorio, quindi per il parco, per il nostro lago, viene sempre accolto bene. Ovviamente, come tutte le cose, ci deve essere la giusta misura e deve essere bilanciato con le attività antropiche che si svolgono nel territorio. È un accordo importante perché il nostro lago è splendido sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista anche del ricordo di Puccini, e anche un'occasione turistica molto importante.
Questo l'UNESCO, ci sono anche degli altri progetti che riguardano proprio il fatto l'accessibilità dei luoghi del Massaciuccoli, che stanno particolarmente a cuore all'associazione dello UE di Torre del Lago, che ha presentato un progetto che però sta trovando degli ostacoli, perché anche in questo caso c'è un problema di espropri, di passaggi e di altro. È arrivata anche un'iniziativa rivolta a tutte le istituzioni. Ci vediamo questo servizio e poi così coinvolgo anche Marino Farnocchi e di nuovo Baccelli sulla tematica. Le escursioni nei luoghi più rappresentativi del territorio, la valorizzazione delle tradizioni del posto, ma soprattutto la concretizzazione di un progetto di cui si parla ormai da più di 15 anni. La realizzazione del sentiero che colleghi Torre del Lago con Massaciuccoli. È questo uno dei prioritari obiettivi per la nuova stagione dell'UE sezione di Torre del Lago. La riunione, una cena per un momento di condivisione, ma di presentazione anche degli elementi cardine del nuovo programma. E dunque il sentiero Puccini, a piedi da percorrere da Torre del Lago sino a Massaciuccoli e viceversa. Per raggiungere questo obiettivo, un po' trascurato dalle istituzioni del territorio, l'associazione ha deciso di far stampare oltre 1000 cartoline, come quella che state vedendo in queste immagini. Cartoline che verranno compilate e firmate dai cittadini che vorranno sostenere questo progetto e poi consegnate agli amministratori del territorio, nella speranza di poter attivare così canali istituzionali che mirino alla concretizzazione di un progetto che potrebbe dare risultati molto interessanti anche da un punto di vista di promozione turistica dei luoghi tanto cari al celebre compositore. Farnocchia conosce questo progetto? Sì, infatti io faccio parte anche dell'UE, tra l'altro, e spesso andiamo a camminare intorno al lago con tutti gli ostacoli che ci sono, ed è un peccato perché... Che tipo di ostacoli? Faccia capire anche... C'è degrado, basta magari, manca dei piccoli tratti per collegare una sponda a quell'altra, perché manca per esempio il pezzo che va da Torre del Lago fino all'ex Menotti, no? Per completare, che è nella tenuta Salviati. Quindi nel comune di Vecchiano, per capirci. Sì, nel comune di Vecchiano potrebbe anche valorizzare il tratto che esiste già, che passa lungo le 15, che è già praticamente una pista ciclabile, e si arriverebbe a Viareggio. Cioè sono 5 km di pista. Passando a fianco dell'ex discarica. Passando a fianco dell'ex discarica basterebbe mettere un po' di stabilizzato, un po' di cose così che c'è già. Ma si arriva al quartiere Varignano, si arriva davanti al Brico, si passa sotto l'autostrada e si arriva al ponte di Maghetto. Cioè, e poi si va lungo la via di Montramito, dove il sindaco di Massarosa vuole rimuovere, certo, tutte quelle strutture abusive e rendere più visibile così il lago. Fra l'altro, proprio per la mobilità, già noi 5 anni fa, ma poi ora all'Università di Pisa, attraverso un cantiere, comunque Ecoboard, un'associazione, che hanno presentato un progetto di una barca ecocompatibile, una barca che porta 10-15 passeggeri e 15 biciclette, e quindi collegherebbe Viareggio direttamente a Massarosa, Massaciuccoli, a Torre del Lago. Cioè, queste qui, ora, basta guardarci intorno quanta gente c'è che va in bicicletta. Un progetto totalmente ecologico 100%, perché è molto elettrico, pannelli solari, elettrico con pannelli fotovoltaici. Lo presentammo al parco, certo, 3 anni fa. Lo presenta già. A che punto siamo con questo progetto della barca? La barca è lì, credo che sia addirittura finanziata dalla Fincantieri, però noi ci siamo persi l'occasione, secondo me, perché questa barca verrà sperimentata a Navicelli, cioè su un tratto di Navicelli, e per una sperimentazione di 2 anni. Se noi eravamo un momentino più attenti, cioè se le amministrazioni erano più attenti, forse la progettazione e quindi
uno stimolo per la, per questo, per questa mobilità poteva essere fatta su. Di cosa avete bisogno? Che in parte si è spiegato nel servizio, ma ha l'opportunità di farlo ancora più dettagliatamente, per concretizzare questo percorso naturalmente Puccini, da cui, di cui l'UEI si sta interessando ormai da parecchio tempo. Ho detto, abbiamo bisogno di quel tratto che va di trovare un accordo fra i Salviati e il comune di Vecchiano per aprire questo tratto, oppure anche basterebbe anche un camminamento su una passerella sull'acqua, non lo so qual è la soluzione più. Bacelli, tanti progetti, c'è vediamo problema, lì c'è un problema urbanistico, cioè deve essere previsto il percorso nel piano di gestione della tenuta di Vecchiano. Quello che non è previsto, quindi nel nuovo piano di gestione della tenuta di Vecchiano deve essere contemplato la realizzazione del percorso, che era una delle cose che era in programma di dover fare. Infatti se ne parlò. Essendo ormai il piano di gestione della tenuta vecchianese scaduto da un sacco di tempo, c'era un tavolo di concertazione attivato tra Comune e Parco per cominciare a predisporre i materiali, non so che punto sia, o se a questo punto prevarrà il fatto di fare tutto il nuovo piano territoriale del parco nel suo complesso e quindi. Però si parla tanto di valorizzazione del lago, bisogna portarcele le persone poi al lago, nel lago, infatti, noi ce le, oltre coi battelli. Noi ce le portiamo. Sì, no, mi si ricordava che, cosa che ho già dichiarato anche in questa trasmissione, che va unita la ciclopedonale Puccini con la ciclopedonale tirrenica. Io ringrazio che mi si ricordi, ma visto che l'ho inventata io la ciclopedonale Puccini, tra l'altro con un rapporto con un Marino Farnocchia, sì, invece appassionato di ciclismo, che qualche anno fa mi fece vedere una rivista in cui, devo dire, l'ho copiata l'idea rispetto alla ciclopista dedicata a Mozart, ho aggiunto solo l'idea di unire tutte le case e quindi le terre di Giacomo Puccini. Lo dico perché, insomma, come dire, le idee, ma è un paese poi difficile. Quando abbiamo inaugurato come provincia di Lucca il tratto verso Massaciuccoli, io ho trovato una catena in acciaio, perché lì c'è l'ASDUC, Associazione, sì, degli Usi Civici di San Giuliano, cosa che non c'è riuscito di risolvere, diciamo, come provincia, come regione e l'Italia come, è complessa, e come comune. È una cosa storica. Lo dobbiamo dire, perché tra le idee, le progettazioni e poi la realizzazione ci sono questa della tenuta Salviati, sia per passaggi pedonali che ciclabili, non è una cosa banale. Ma credo davvero, ecco, non voglio essere ottimista a tutti i costi, uno dei problemi del lago è sempre stato quello della governance, perché più comuni, un ente parco, troppi enti, il distretto, la regione, i ministeri, ci vorrebbe in teoria, diciamo, l'autorità del lago di Massaciuccoli. In realtà non si può avere, perché insomma non è che per tutte le eccellenze si può trovare, diciamo, un monarca che legge. Commissario. È importante che in questi ultimi tempi questo gioco di squadra, diciamo, ha svoltato nel senso di un circolo virtuoso. Anche questo della certificazione UNESCO, sono d'accordo con Fabrizio Manfredi, è importante, ma è importante soprattutto come strumento di promozione e di valorizzazione, e perché è un'altra certificazione di un gioco di squadra che intorno al lago di Massaciuccoli, in termini di progetti ambientali ma anche culturali e sportivi, finalmente si va. Noi dobbiamo, come dire, riscoprirlo, farlo riscoprire anche alla nostra gente, non solo, diciamo, ai turisti esteri, perché deve diventare motivo di orgoglio, e in quel modo c'è un meccanismo di cura, di attenzione, di riconoscimento che riguarda anche la nostra comunità. Mi pare che siamo davvero passi avanti rispetto anche solo a uno o due anni fa in questa vicenda, ed è merito di tutti, ecco. Siamo ai saluti, io ringrazio molto Enrico Sant'Ambrogio, Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Anna Maria Paciglio, portavoce del Movimento dei 5 Stelle in Consiglio Comunale a Viareggio. Grazie mille di avermi invitato. Il coordinatore di Articolo 1 MDP per la Versilia, Fabrizio Manfredi, ex presidente del Parco Regionale Emiliano Sarrossore Massaciuccoli. Grazie a voi. Marino Farnocchia, il canoa kayak Versilia, le escursioni nel lago, ci portate tantissimi bambini, e questo è veramente una, con il vostro dragone colorato, è una cosa straordinaria quella che state facendo, grazie. Buonasera, e ci vediamo naturalmente alla festa del lago di Massaciuccoli, che sarà di maggio. E poi c'è il Palio dei Barchini. E poi c'è all'interno c'è anche il Palio dei Barchini, su dove noi
siamo protagonisti. Ecco, i bambini che veloci perché sono fuori tempo, i bambini che volessero fare le escursioni possono contattare sì, la vostra. Sì, sì, ci sarà una festa anche a Torre del Lago dedicata a bambini che vogliono fare l'esperienza di andare nel lago. Grazie al Presidente Commissione Ambiente. No, ringrazio io Gabriele per, e 50 Canale per questa interessante trasmissione su un tema che evidentemente dalle diverse posizioni ma ci sta a cuore a tutti, quello del lago di Massaciuccoli. Grazie davvero. Grazie a tutti, torniamo giovedì prossimo in diretta alle 21 con l'attualità sulla vostra TV della Versilia 673 del Digitale Terrestre.